Is she really going out with him? Buongiorno, buongiorno a tutti i bambini del mondo, sono Mr. Frankie, con me c'è Lollo il diavolo, come potete vedere. Ciao a tutti, no, sono qui, che cazzo non possono vedere? Mi come sono potete incartato. Vedere, sei un sordo. È un sordo, devi scusarlo. Lasciami parte. Qualcuno, bastardo, siamo su Left 4 Dead, come potete ben vedere. Vedi? Ben vedere, ben non vedere. Come ho fatto a salire là sopra, scusa? Io salto, lei non ce l'ha le gambucce? No, ce l'ho fatta anch'io, che pensa di essere, mamma mia. Stia attento che qua assolutamente ci sono dei giochi che si divertono a fare la caccia. La caccia alle streghe. Sì, esatto, caccia alle streghe. Quindi siamo su Left 4 Dead 2, questa è la mappa, non mi ricordo come si chiama. Corrente fredda, non so se è la missione, però non credo sia il gruppo della campagna. Vabbè, comunque è nel bosco. E non sulla luna. Beh, ma guarda che non l'avevo dedotto. Oh, attento. Ecco, bravo. Mi sono accorto. Ok, vai Rochelle, muoviti. Io starei tipo morendo, ma qua sono guarda tipo che sto ricaricando adesso. Guarda io dove sono, invece mi ha preso quella merda lì col tentacolo. Ecco, ok. Ma nessuno, ma non ci voleva niente a salvarti. Beh, siamo già mezzi morti. Che nessuno si muoveva. Siamo già mezzi morti e siamo ancora all'inizio. A mezzo morto sei solo tu, eh. Io sono a posto, tutti gli altri sono a posto. Sì, perché io mi ho preso un charger, nessuno che interviene, cacchio. Ma perché per Giove ho preso quest'arma di merda, questo fucile cromato a pompa? Non è male. No, non mi piacciono i fucili a pompa in questo gioco, perché ho capito che se sparo da un po' lontano non fa tanti danni, ma non è possibile che se sparo da mezzo metro non lo uccide e l'ho riempito con 20 colpi. Venga, cioè, salga sulla casetta invece di platerale come i vecchi davanti al bar. Che pezzo di merda. Le piace questa? Abbattere male con i vecchi davanti al bar? Questa la posso usare poi se voglio, Le prende, non si, non si prende il scarso che bisogna del defibrillatore o... L'ho preso io il defibrillatore. Trovo un'arma recente. Sì. No, prendiamo la tanica. E io ho preso guarda. Il suo... Loro stanno godendo. C'è Rochelle che si è fatta prendere da qualcuno. Ah no, sta cascando. Cioè, una cogliona. Scusa donna, ma va bene tutto, ma ti ho un defibrillatore nel è cervello. È pure il computer, notare che è il computer. Sì, appunto, figa, ma manco cascassi io, che vabbè, sono deficiente, vabbè, però si sa. Hunter. Dove cazzo? Lo uccido io, infatti. Ma Rochelle mi ha protetto da chi che sparavo contro un albero, chi? Proteggimi te, andiamo di qua, andiamo avanti. Sì. Ponte. Io sto, vado giù di tanica. Bella, minchia, hai visto cosa abbiamo fatto? Tu l'hai tirata, io al momento stesso ho sparato. Ma lei è bravissimo. Precisione. Certo che se non vai in mezzo al fuoco può essere anche una buona idea. Infatti, perché anche avvicinarti solo così figa parte. Già dove sei tu parte, ma lascia perdere. Lo so, me ne sono accorto. Me ne sono decisamente accorto. Sai che gli ho fregato il, come si dice... Cosa? Un medikit, lei ha preso il defibrillatore e ha lasciato giù. Lo so, l'ho lasciato giù per. Però il defibrillatore in effetti è pieno di gente, vacca boia. Aspetti, che io mi sono perso tra degli zombie, ok. Oh, tarazza. Oh, sai che ho avuto un momento di difficoltà? Sì? Guarda che ho messo normale, entriamo, dai. Ma perché in realtà sto gioco sembra facile, però non è. Invece non lo è. Ma sembra. No, ma devo dire, c'è tipo un mio amico l'altra volta gli diceva, sì, ho preso Left 4 Dead 2. Ah, mi dice, sì, tanto è una cagata quel gioco lì. E io dico, ma che cazzo dici? Cioè, ci sai giocare è una cagata. Possiamo scendere? Sì, ma perché siamo venuti dentro, non si sa? Perché c'era perché c'era un'adrenalina. Se vuoi dopo te la do. Ah, no, sì. Ah, là, già che sì, che qui c'è, sì. È vero. Anche qua dentro c'è un po' di roba, Munizioni, qua c'è un fucile da caccia che non prenderò mai. Okay, non spara ai compagni, se viene assalito, non è che lo decido io di sparare. Ah, Rochelle mi sta curando. Buono. È una brava signorina, Rochelle. È una brava signorina. Hai preso il fucile da caccia? Oh. Ah, no, l'ha preso quel cretino là, va bene. Andiamo, dai. Lei che è bravo con l'inglese, legga questa frase, la traduchi. La traduchi, sì, esatto. Entra, no, vieni un attimo, traduci sta frase più che altro. Dove? È questa dietro, dove c'è sul... Vieni qui dentro. E sono già dentro. Scusa, non t'ho visto, qui. Questa. Ah,
È The Not Survivors. I non sopravvissuti sono qui. I zombie sono qui. Cioè, sono stati qui. Sono stati, giusto. Sono stati. Ecco, ce ne sono altri rompicoglioni, ma non so da dove vengano. No, ma non è qui in mezzo, eh. Dove cazzo sei? Io ti seguo, ma. No, no, sì, stavo andando a fare un giretto così di. No, no, ma è giù di qua, mi sa. Ah, sì, infatti, ok. No, sì, era una battuta, era uno scherzo. Ci no, siamo persi come l'altra volta. Ah no, ok, no, non ci devo passare sopra, devo lanciare, è vero. Che scemo. Mi sono preso la bomba. Ah, sono finiti? No, sento i versi, no, sono finiti. Lei lo guarda Mario su MTV? Di Maccio Capatonda, sì. Ma secondo me ci guarda anche lui, anche Mario ci guarda, dall'MTG. Iscrivetevi al suo canale. Esatto. Ma anche Maccio Capatonda ci guarda. Io per fare questo. Guarda dentro la casa, che deficienti. È vero, che poi, sì. Non arrivo. Buttarsi giù, che deficiente. Che coglione deficiente, boomer? Sai che ho. Allora, ho visto un boomer e un hunter. L'hunter ci ha provato. Eccola qua sotto, boomer. Aspettatemi un secondo, figa. Che c'ho un punto di vita, io c'ho. Penso qualcuno mi deve curare per forza. Sì, torna indietro e curami. Torna indietro e curami. Se vieni qua, forza che vengo ad aiutarvi. Vieni, vado il diavolo. Aspettami un attimo, fra. Porco poison. Sono finito giù da una merda di altura. Ai, quanti problemi. Certo che lei, porco. Sei un po' sudato sulla panza. No, fatto bene la grafica, se sembri ciccio bastardo sudato. Ciccio bastardo sudato. Vede qua c'era un boomer. Venga. Ah, è vero. Sì, ma devi spaccare la finestra. Oh, dovevi spaccare la finestra, una cosa. No, era già spaccato, forse l'ho spaccata io sparando. Qua attraversare. Sai cos'è? Che entra un boomer. Se vai al piano di sopra, entra uno zombie, un boomer. Sì, forse hai ragione tu. Ah, bisogna passare sul tronchetto. Sul tronchetto di primavera. È una stronzata qua. Anche perché non puoi cadere, cioè va alla velocità. Sì, esatto. Del culo. Sì, è impossibile cadere, no. Vabbè, altrimenti saremmo già morti dopo da 20 anni. Guarda che c'è uno smoker, secondo me, che è da un po' che sta qua a tentarci. No, ha lanciato una bomba a caso. Cazzo, come ha fatto a prenderlo? Mi sta tirando lo tempismo, figa. E lì si è tirato. Stiamo aprendo, ma per hai niente. Hai allertato l'orda. Sei ah, è vero, porca puttana. Io sto aprendo. Vabbè, apro ormai, dai. Ho già aperto, apro sono già tutto. Sotto io. Devi ancora recuperare. No, capito, ma se non l'apriamo tutto si richiudeva, è pistola. Bisogna arrivare in fondo. No, Ellis, no, vieni. Cazzo. Vieni giù. Vieni dentro, Ellis, porca Eva. Porca. Ma è scemo? Mi ormai va a dargli una mano. Ellis non viene dentro, è lì su che cazzeggia. Oh figa. Eccolo. Vai Ellis, corri. Vieni giù, sta seguendo te. Sto proteggendolo. Sta seguendo te, fidati. E prima era su. Sì che sei quello. Entra. Ok, vai. Stavo anche ricaricando io. Ma sempre ultimo io, ma pazzesco. Vabbè, dai, io sono noi 66. Due ultimi, che tristezza. Figa, veramente. E vabbè, qui tu usi sempre le armi corpo a corpo, che in effetti non sono male. Poi. Sono meglio della pistolina. La pistolina fa un cacchio. Sì, in effetti. Ah, che sfiga, dai, mi sono fatto battere. Vabbè, allora. Ne scambio arma perché. È 2-1, è un grande. una grande partita. Spada, esatto. Dai, allora. Dai. No, la spada da spadaccino pistolero, no. Oh no, dov'è la spada? No, non te lo dovevo dire, cazzo! Mia. No, non fare il bastardo, non fare il bastardo, sei uno stronzo. Ti piace la spada? Sei uno stronzo. A te ti lascio il kimono, dai. Aspetta, prendiamo queste. Prendi tu il defibrillatore. Vattene a fanculo, pigliati sta spada. Dai, lì dietro. Un fucilozzo a pompa. Ecco un'altra spada, vaffanculo. Te l'ho data io, ti ho detto pigliati la spada. Andiamo, dai. Hai preso il defibrillatore? Sì. Ho tutto tranne le bombe, che però non ci sono. Va bene. Andiamo avanti. Che luce, non vedo un cacchio. Non mi piacciono gli zombie depressi, mi rompono le palle. Stanno lì a pedalare. Devi andare dietro questi scatoloni per non avere la luce negli occhi. Sì, lo so, ho visto. Ma non usare la pistolina.